Ma innanzitutto credo che l'obiettivo anche del governo sia quello che quello stabilimento continui a produrre, ricominci a produrre e produca come da piano industriale. Questo non è in discussione, non è che il governo può avere e il mio ministero o io stesso possiamo avere un obiettivo diverso da Diverso, quello di certo. garantire il lavoro a quelle persone. Mi sembra evidente. Dopodiché lei ha toccato un tema oggettivamente centrale. Quali sono gli strumenti che il governo o un ministero ha di fronte a un'azienda che sottoscrive accordi che poi non rispetta? Ecco, io Esatto. temo che questi strumenti siano ancora troppo spuntati perché la nostra Costituzione protegge la libertà imprenditoriale. Una norma come la norma francese, credo si chiami norma Florence, in Italia è difficile da approvare proprio per i limiti di costituzionalità. Noi stiamo cercando, a prescindere dal caso Whirlpool, di trovare questi strumenti, cioè strumenti certi che impegnino le aziende che sottoscrivono accordi a portarli a termine, o in alternativa che consentano al governo di esercitare un potere di veto su alcune operazioni industriali.